Un segno di attenzione al territorio e un omaggio ad una città che possiede nel suo DNA per storia e cultura i valori fondanti della nostra Repubblica. Così il colonnello Serafino Fiore, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, ha sottolineato la scelta di Lanciano per celebrare il 246° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza con il prefetto di Chieti e il sindaco della città. La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona di alloro alla stele che ricorda i caduti delle Fiamme Gialle in via Faggiani, successivamente la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, del Comandante Generale della Guardia di Finanza Zafarana e infine la preghiera del finanziere. Nel bilancio operativo il colonnello Fiore ha ricordato 4.029 interventi ispettivi conclusi dai vari reparti provinciali tra gennaio 2019 e maggio 2020. C'è stata, ha detto il Comandante Provinciale, una intensificazione delle attività della Guardia di Finanza contro i più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria attraverso interventi mirati, indirizzati nei confronti di target accuratamente selezionati grazie ad attività di intelligence, al controllo economico del territorio e ad analisi di rischio. E non è mancato l'apporto delle Fiamme Gialle per l'emergenza da coronavirus. Si sono impegnate soprattutto nelle attività a tutela dei consumatori, principalmente volte a contrastare l'illecita commercializzazione di dispositivi di protezione individuali e beni utili a fronteggiare l'epidemia. L'attività di monitoraggio ha permesso di sottoporre a sequestro oltre 36.350 mascherine. In questo momento l'incombente crisi economica ovviamente ci spinge soprattutto a mettere a fuoco quelle che possono essere i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e soprattutto a prevenire l'afflusso di capitali di origine illecita all'interno del tessuto economico della provincia, ma lo faremo anche con un'attenzione soprattutto nei confronti delle fasce più deboli che potrebbero essere, come dire, oggetto di tentativi usurari da parte di queste organizzazioni criminali.